prima di tutto ci vorrà il buon senso per evitare che la prossima notte bianca lucchese si trasformi in una notte di esposti. Non lo dicono esplicitamente Ademario Cordoni, presidente di Confcommercio, e l'assessore alle attività produttive del comune di Lucca, Giovanni Lemucchi, intervenuti questa mattina per presentare i regolamenti per la notte bianca, ma sotto sotto ci sperano e come. Il nodo principale resta di fatto la deroga per la musica dal vivo, che il Comune di Lucca ha concesso a tutti i pubblici esercizi sino alle ore 2, al limite di 60 decibel, che saranno invece 70 fino alla mezzanotte e 75 fino alle 22. Dopo le 2 la musica potrà esserci solo in diffusione all'interno dei locali senza deroghe. Un importante provvedimento che manifesta come l'amministrazione tenga moltissimo l'evento, che non è solo un appuntamento per il popolo della notte, ma che mette insieme arte, spettacolo, sport e musica. I limiti evidentemente riguardano l'inaccuratezza delle rilevazioni dell'ARPAT, che non sono in grado di scindere il volume in decibel della musica dal rumore degli avventori dei locali. Ecco servito il pasticcio, perché da una parte si vuole e ci si augura una forte affluenza di pubblico che per una notte viva il centro storico, dall'altra, senza il buon senso di cui sopra, tutti i locali potrebbero rischiare multe salatissime, non strettamente inerenti all'attività musicale, qualora qualche scrupoloso residente richiedesse l'intervento dell'ARPAT. Regolamento che peraltro tiene conto di moltissimi aspetti, dal divieto di vendita di alcolici dopo le 3 di notte, al divieto di vendere bevute da asporto in contenitori di vetro e plastica dopo le 21. Poi tutta la macchina comunale schierata per prevenire situazioni di pericolo e disagio, col presidio della Protezione Civile Comunale con 40 volontari all'ex campo Balilla, 2 zone distinte per il servizio 118 e 7 pattuglie della Polizia Comunale con tanto di vigili in borghese, oltre ai servizi predisposti da Polizia e Carabinieri per consentire un corretto svolgimento della notte lucchese più lunga dell'anno. Insomma, tutto come deve essere fatto, con l'augurio che per un giorno si seppelliscano le asce di guerra.